Buonasera, siamo qui con la presidente dell'associazione Demetra, Onlus, Flavia Tavano, e con il direttore dell'HJO Orchestra, a cui chiederemo poi dopo. Intanto buonasera. Salve a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora Flavia, cosa rappresenta Demetra? Demetra è un'organizzazione che in Italia e all'estero è impegnata a lottare contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e dei bambini. E dal 2007 operiamo in diverse città italiane, oltre che con progetti mirati in luoghi dove le donne e i bambini sono molto più a rischio. Quale lavoro fa Demetra per contrastare la pedofilia e anche poi il commercio, lo sfruttamento insomma minorile e sessuale? Allora, noi ci occupiamo di diverse realtà riguardo l'assistenza sul minore, oltre che, come ho detto prima, anche della violenza delle donne. E riguardo nello specifico la violenza sui bambini, ci sono tantissime tipologie che rappresentano lo sfruttamento che se ne fa dei bambini. Quindi noi siamo impegnati sia in campagna di sensibilizzazione contro tutte le forme di sfruttamento sessuale ad uso commerciale di minori, in collaborazione con diverse organizzazioni non governative, proprio perché le previsioni contano davvero un aumento dello sfruttamento proprio nelle prossime Olimpiadi 2016. E allora, attraverso diverse categorie che rappresentano il mondo dell'arte, della musica, dello sport, del cinema, porteremo un grande messaggio, che è quello di dire no a tutte le forme di violenza sui bambini, quindi anche di turismo sessuale a danno dei bambini. Qual è la campagna principale di sensibilizzazione? Allora, la campagna si chiama Un altro viaggio è possibile. E ha come mission specifica quella di, oltre che sensibilizzare in Italia e all'estero tutte quelle realtà, ecco, che oggi sono realmente i paesi principali dove si conta un maggior numero di persone che vanno all'estero per abusare di minori. Tra l'altro mi dispiace molto dire questo, ma le statistiche dichiarano che l'Italia è uno fra i paesi principali che si ritrova, ecco, nelle classifiche per essere quel paese dove, ecco, nello specifico si abusa di minori anche non essendo, non rientrando nelle categorie pedofile. E quindi si pensa sia anche una persona che occasionalmente fa questo, non nello specifico, ecco, è una persona con problemi e quindi una persona che ha bisogno di abusare, così come poi nella medicina si riconosce il disagio e quindi si per conseguenza assiste, ecco, la persona. Grazie. Prego. Benvenuto Ramaci, domani sera a Scicli. Ci sarà il concerto. Perché HJO Orchestra ha deciso di sposare la causa Demetra? Sì, domani sera la HJO Orchestra si eseguirà in uno dei concerti che la Demetra nell'estate 2014 ha organizzato per la Sicilia, in quanto formata da giovanissimi musicisti i quali sposano la causa, sposano l'idea di far passare un messaggio, dare più forza ad un messaggio molto importante come quello appunto della Demetra. Onlus. Con il patrocinio del comune di Scicli domani sera? Domani sera avremo occasione di confrontarci con tantissime autorità anche locali che hanno come mission la presa in carico del minore, quindi partecipano proprio perché è importante, oltre che sensibilizzare sul fenomeno riguardante, accorgersi di quanto e sottolineare, ecco, per quanto sia possibile con quello che poi è un mezzo importante, che è quello il mezzo della cultura, no? Un mezzo forte che può sicuramente unire sostenere iniziative che abbiano uno scopo unico. Ecco perché, come tra l'altro abbiamo già anche affermato in altre occasioni in Italia e all'estero, perché questa campagna internazionale Un altro viaggio è possibile già è promossa da circa un anno,
con una specifica, se vogliamo, anche causa, perché nasce da un percorso itinerante di 7 anni realizzato in missione, confrontandosi le nostre associazioni con altre che hanno permesso anche di lavorare a contatto con i bambini che sono vittime di questo fenomeno. Quindi abbiamo avuto modo di essere testimoni del reato che queste persone commettono a questi bimbi. E nelle nostre occasioni, nei concerti, sappiamo di portare un grande messaggio, che non è solo quello di lotta, ma anche di trasferire l'emozione di questi bimbi che hanno giustamente anche lasciato a noi una grandissima emozione, occasione di dire no a questi fenomeni. Quindi domani sera l'arte, nello specifico la musica, sposa la causa, insomma, Demetra. Posto e ora. Dunque, domani a Villa Penna, ore 21. E tra l'altro Villa Penna è davvero una realtà, un palcoscenico molto importante, perché è una villa storica di cicli, dove ogni anno si tengono tantissimi eventi che raccolgono, ecco, spettacoli di importanza davvero stimabile. Quindi sono certa che sarà un'occasione molto molto emozionante.